Questa live dedicata a Ranch Simulator. Oggi continuiamo la nostra missione per quanto riguarda l'ingrandimento e quindi cercare di espandere la comunque nostra, viene la nostra comunque missione. viene La nostra missione. Sembra tutto a posto, vediamo un po'. Ok, sembrerebbe di sì. Ok, procediamo. Allora, prima della live sono passato qui in game, in off camera. Io ho preparato, allora intanto temporaneamente ho messo le galline qui all'interno del vecchio garage. Ho costruito la mangiatoia e il recipiente per l'acqua. Adesso andremo a costruire il pozzo da cui attingere l'acqua. Così da avere una fonte d'acqua direttamente nei pressi del nostro rifugio. Quindi abbiamo bisogno di 6 tavole di legno e 50 kg di cemento. Ok, io qui ho già iniziato a produrre e a tagliare un po' di assi di legno. Allora dovrei avere ancora un sacco di cemento qui, ora non so se 20 kg, ok, quindi poi dovremo andare a comprare dall'hardware store il tutto. Il secchio sta qui, quindi la mappa è praticamente diversa da quella iniziale, quindi sembra un gioco ex novo. Prendiamo la scorciatoia e poi, una volta costruito il pozzo, sono il 18 nel gioco, ok, quindi attenderemo, faremo passare la notte e poi andremo a caccia di orsi nella zona del lago. Dove ipoteticamente ci dovrebbero essere gli orsi. E guardando appunto la live stamattina di Miticaccio, c'è stato un follower che ha detto appunto che l'area in cui si trovano gli orsi è quella lì.
Forse non ho soldi a sufficienza. Ecco. Ah, non ho soldi a sufficienza. Beh, per il momento facciamo così. Vediamo se riusciamo a trovare qualche preda. Strada facendo. Quindi in quest'area dovrebbe esserci della cacciagione. Saluto Miticaccio e l'amico che gli ha suggerito, che ha suggerito un po' a tutti quanti noi che abbiamo guardato la live, dove andare a trovare un po' di orsi. Ho la vaga impressione che a quest'ora non troverò praticamente nessuno. Allora, visto che è così, andiamo, come non detto, vediamo un po' se riusciamo. Praticamente un po' complicato riuscire a dimenticato di caricare l'arma. Pensate se fosse stato un orso. Che adesso facciamo presto, perché qui quando fa buio, fa buio. Bello questo rosso di sera. Bel tempo, si spera. Bello complicato. Allora. Ok. Vedo l'antenna del venditore, ok. Allora qui bisogna, sì, andare a destra, se non ricordo male. Vediamo un po'. Riuscirò a prendere la mira? Oppla! Guarda, ce ne sono altri due. Al momento purtroppo l'unico modo per guadagnare un pochettino è cacciare, è la cacciagione. Poi appena sarà possibile acquisteremo i maialozzi. Le nostre amiche mucche le vaccarozze.
Certo che è bello complicato il mio caos. Stanno sbucando fuori. Per il momento vado a recuperare quelli. Anche perché per il momento non so se qui si va verso il ranch. Vabbè, io direi quasi quasi. Siccome anche il ristorante è chiuso. Pessima mira. Mi lascia stare e di andare offline. Sono andato a caccia e ho comprato con il ricavato la borsa frigorifero, che torna sempre utile. La guardiola, il famoso checkpoint, o Charlie Papa. Poi pian piano cercheremo di crescere. Perché in effetti ho dovuto rifare la partita da capo. Bello, Serse Bello, buonasera e benvenuto e grazie per il follow, grazie mille. Allora, vediamo un attimino la cosa. Serse Bello 3 ha appena iniziato a seguire il canale, grazie per il follow. Grazie mille, thank you, welcome, benvenuto alla live. Grazie mille per aver scelto il canale. Allora, siamo... Ok, andiamo al ristorante. E andiamo subito a vedere se riusciamo a recuperare un po' di spese per iniziare a comprare un vaccarozzo, la nostra amica mucca, che inizierà a produrre un po' di latte e con il suo latte noi inizieremo a creare del formaggio strepitoso.
Okay, so earning some money, I will try to buy some coal, a couple of coal for making some milk or cheese. E appena possibile poi acquisterò anche un quad. Soon as possible I will buy a quad. Tanto per ora raccogliamo le uova. Ah, ma qui ho una barra, ho delle barre di acciaio. Ah no, qui non ci vuole l'acciaio. Di acqua ce n'è, di mangime anche, ok. Purtroppo la gallina che avevo acquistato all'inizio della missione mi è scappata, l'ho persa. Quindi ho dovuto riprendere, andarne a comprare un'altra. L'ho comprato un gallo. Allora, io direi di andare verso il lago, dove appunto ci è stato suggerito, o è stato suggerito durante la live di Miticaccio, che risaluto di nuovo. C'è stato detto da un follower del suo canale dove si poteva trovare un po' di cacciagione, di quella lì un po' più, diciamo così, un po' più consistente. Prendiamo qualche scorciatoia. Oppla! Allora, una delle aree era questa qui, che adesso vi mostro sulla mappa. Nei pressi delle pozze, queste piccole pozze d'acqua. Bisogna prestare molta attenzione in quest'area. We must be. We must be alerted. Bisogna stare in allerta. Perché qui è pieno di orsi. Quest'area qui è come se fosse l'equivalente area della Casa Rossa della vecchia mappa, per intenderci. So this area should be like the area where on the old map there were the red house
Where the bears spawned. Ok, dovrebbe essere quella pozza d'acqua lì. Should be over there where we will find and meet a lot of bears. So now let's go there. Andiamo lì. Eccola lì. Hola. Hola, are. Oh, cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Nel blu dipinto di blu. Domenico Modugno. Ho la vaga impressione che qui però mi toccherà girare un bel po'. Una cosa molto importante. Vi mostro una cosa. I will show you a so important thing, and this is not a trick. Una sorta di segreto. I will show you a kind of secret. Qui c'è un campeggio. Here you can find a camping, ok? E qui ci sono due tende. Ora mi avvicinerò e vi farò vedere una cosa. So I'll get so close and you will see something. Oh, potete in questo punto del lago. In this part of the lake you can sleep, potete dormire oppure creare il vostro salvataggio, or you can create your safe game. I found this trick by myself. Ho trovato questo trucco, questa cosa qui da solo, mi sono avventurato. Quindi ora sapete che potete anche, come dire, appostarvi lì. Andiamo un po' in giro alla ricerca di qualche che mira. Prestiamo attenzione quando ci muoviamo. We have to move quietly and in a secure
securely. So we have to open our eyes and stay alert. Bisogna aprire gli occhi e restare allerta. Vediamo un po' qui dove che si va. Ah, stazione di servizio. Si sale qui, giusto? For the service station we have to go straight on. Bisogna andare dritto qui. Oh, ma se... si era spento. The engine was off. Ai ai ai. As I say in Italian. Ai ai ai. Ai ai ai. Turista fai da te? Ai ai ai. Let me see if I can buy. Se posso comprare il cemento. $250. Non conviene. Per ora no. It's a live imagination. Na 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 na. Pam 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 pam. Da da da. Not so much, but it's always good. So far so good. Abbastanza bene. Allora, stazione di servizio. Allora, qui da qualche parte qui. Però facciamo prima tappa alla stazione di servizio. Poi andiamo ad esplorare la mappa dall'altra parte. We go first at the gas station, then we go on that part of map, scouting the area. Andiamo all'esplorazione di quell'area. Sembra davvero un'altra mappa. A little map. Una mappina. Una mappetta. Facciamo il pieno lì. Ecco qua, può sempre tornare utile.
Vuoi per rabboccare il mezzo in caso di... Allora, adesso dobbiamo andare a cercare di andare in quest'area qua. Ciao Daf, benvenuto alla live. KK Rogero. Come va col piccolino? Immagino che stia crescendo a vista d'occhio, eh? Quelli bambini sono così, crescono in maniera incredibile. Oggi qua sto mandando avanti la campagna di Range Simulator. Oppala! Daff è mitico. Orsacchiotten, vieni qua. Orsacchiotten, bravo Orsacchiotten, vieni. Fai braven. Mannaggia, mi ha quasi fregato. Eccola l'area. Dovrebbe essere questa qui, quella che c'è, no? Di cui hanno parlato stamattina. Ok. Ci è mancato un pelo che mi facesse la pelle. E porto 3 rot. Prima di muoverci, osserviamo l'ambiente circostante. Sembrerebbe non esserci nessuno, quindi proseguiamo con il nostro. Ho visto un altro laggiù e porto 3 rot. Occhio che qui potrebbero svilupparne ancora altri. Oh, dimmi che non sei rimbalzato. Perfetto. Eccolo qui, Orsacchiotten. Porto 3 rot. Yes, stiamo attenti a non farci fregare perché ho intravisto qualcosa dall'altra parte. Grande Duff, devo aggiornare le icone. Per ora ho messo queste qui, sono le prime. Poi metterò un po' tutti i mezzi di Eurotruck. Cercherò di implementare con qualche mezzo anche di American Truck e Farming. Sono rimasto a secco, lo sapevo.
Andiamo a recuperare. Caspiterina. Mi sono dimenticato. Ma io dicevo, ma com'è possibile che non carica l'arma? Aiaia, questo sta ancora qua, sta. Facciamo presto prima che torna l'orso qua e ci fa la festa lui a noi. Caspiterina, si è rischiato. Altro che, ecco cosa accade quando ci si distrae. Allora vediamo un attimo. No, per ora non mi conviene andare lì. Sono esposto. Ok, ho zero munizioni, quindi. Hardware Store Emporio. L'Emporio adesso si trova molto vicino al ranch, quindi, come si dice a Napoli, facciamo case boutique. La parola boutique dovrebbe derivare da apotheke, una parola tedesca che significa appunto negozio o qualcosa del genere. Qui dove andiamo? No, sto sbagliando strada. Mi sa che lo troviamo chiuso. L'Emporio. Io direi arrivare a questo punto di andare qua al range. Ah no, eccolo lì l'Emporio. No, questo è l'hardware store, sì. Forse facciamo un salto, vediamo se siamo fortunati. Tanto è di strada l'hardware, l'Emporio. Dov'è che devo andare? Sempre dritto, mi sa. Ah, eccolo. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, direi di andare. Di rientrare. Aia.
Yamashaku GG. Allora, adesso andiamo prima all'emporio. GG. La mappa è completamente stata ridisegnata. GG. Allora, io ho anche acquistato un galletto, però se non ricordo male, la riproduzione avviene dopo, mi pare, un paio di giorni, se non ricordo male. Quindi occorre attendere ancora un po' prima di veder nascere qualche pulcino. Il gallozzo mi è costato 250 dollari. Wei Fan Bus, carissimo, buonasera e ben ritrovato. Cosa porti di bello stasera? Innanzitutto, come ti senti? Ecco, che ieri sera. Fernbus 08 ha appena brindato con due bits. Grazie mille, Cheer 2. Uè, detto grazie. Alla salute, profitto. E come ti senti? Ieri mi hai detto che stavi poco bene. A volte anche la stanchezza. Che ti fa sentire così, un po' sfiancato. Ottimo. Hai fatto bene. Tu come ti senti adesso? Che ieri sera mi hai detto che non ti sentivi bene, quindi è per questo che non sei andato in live. Ah, vabbè, vedi che a volte ti senti un po' più spossato quando sei particolarmente stanco. Il fisico ti mette in una condizione tale. Vediamo un attimo i polli qua come stanno. Dicevo che il fisico poi ti mette in una condizione tale da farti rallentare. Io poi quando finisco la live comunque faccio il raid. Hai ospiti stasera nel canale? Oramai il mio canale ti ospita in automatico. Ah, quello lì dei pirati, se non ricordo male. Ma quello
Bella, la trotta mi hai fatto morire dalle risate. Come sempre per gli amici che guardano questo video o che stanno in live in questo momento, vi consiglio di passare nel canale dell'amico Fernbus, direttamente dalla Toscana. Vi farà scompisciare dalle risate con le sue live. Ve lo posso garantire. È una bravissima persona, oltre ad essere un bravissimo streamer. Followate il canale, mi raccomando. Facciamo crescere anche l'amico, il canale dell'amico Fernbus. Mi sono ribaltata un'altra volta. Allora facciamo così. Fernbus 08 ha appena brindato con 2 bits. Grazie mille. Cheer 2. Uè, dottor, grazie. Alla salute. Ma una salute di ferro. Allora, ma questa sbagliando direzione. Devo scavalcare le Alpi qua, gli Appennini. Prendiamo le scorciatoie e teniamo gli occhi aperti. Mi ha fatto morire dalle risate. Mi stavano venendo i crampi alla pancia da mente che mi ha fatto morire dalle risate. For the English friend, you can follow Fernbus 08 channel. He's a very funny streamer. Ho fatto un po' di pubblicità pure con qualche altro amico italiano, non italiano, che magari guarda il video su YouTube o sta seguendo la live, ti viene a seguire, così si fa anche lui un bel po' di risate. Fernbus 08 ha appena brindato con 2 bits. Grazie mille. Cheer Uè, 2. dottor, grazie. Thank you. Ok, questo è uno. Guardiamoci sempre intorno. Prima mi sono distratto per un attimo e l'orsacciotto mi sta facendo la pellam. Me ne sono accorto appena in tempo che mi stava avvelenando, che mi stava facendo male. Ci è mancato poco di fare il passaggio ad un'altra dimensione. In quest'area qui dovrebbero esserci altri orsi. Così stamattina nel canale di Miticaccio effettivamente ho visto che, seguendo la sua live, ho notato che in quest'area ci sono gli orsi, ed è quest'area qua. Followate l'amico Fernbus e anche l'amico Miticaccio. Questa dovrebbe essere una sorta di fattoria. Allora, qui in quest'area qui stamattina ce n'erano un bel po' di orsacchiotti. Orsacchiotten, però rimango sul mezzo qui quasi quasi. Allora, un
un attimo solo, scusate, ma ogni tanto come devo fermare. Allora, mi sembra di non vedere nessun numero qua. E questa è una casa, è la casa, però non mi pare che non si può accedere, se non ricordo male, non si poteva accedere. Ah, ecco, ok, mi sono ricordato. Al momento presenta un bug all'ingresso. Allora, questo qui, adesso dobbiamo andare dall'altra parte ad esplorare. Facciamo un giro per di qua. Ferbus, hai visto, c'è il silos, come il in farming dovresti avere tu su una delle tue mappe il deposito per il fieno. American Silos si chiama la mod, se non mi sbaglio dovresti averla anche tu, con l'unica differenza che sulla cupoletta della mod che hai tu ci sono dei segni neri, delle strisce nere. Salgo a bordo qui per evitare che qualche orso possa aggredirmi. Sorry, I'm not interested. It's not my business. Adesso andiamo al ristorante. Let's go to Best Burger or restaurant in the old version map. C'è un osso a Chotten. There is a bear. Vieni qui, fringuellozzo. Come here. Oh la la. Cacciotte.
so now I'll give a protection, a covering. Position with Oeko. Mi faccio coprire le spalle dal veicolo, almeno in caso di attacco. Non mi dà l'effetto sorpresa. For avoiding the surprise effect. Not good. Allora, il ristorante dovrebbe essere da qualche parte qui. Restaurant or burger should be easier. Vediamo un po' quanto riusciamo a guadagnare. Oh, $540. Wow. Scusate, ma ogni tanto una rinfrescatina al gargarozzo ci vuole. So, ok. Let me see. Ah! Ecco perché mi hanno pagato bene. That's why we paid me very, very good. One and a half. Of the normal price more. Mi hanno pagato una volta e mezza in più. Ottimo. Allora, adesso torniamo al ranch. E vediamo se possiamo costruire qualcosa con... Iniziamo a costruire un po' qualche struttura con il legno che abbiamo tagliato. Io quasi quasi inizierei a costruire una parte della stalla. So now I would build a part of the stable. Where we should be a great idea, a good idea. So let's try to build something. Wood wall. Waller. Thank you.
Così usiamo anche so now and now and we use the wood block. Utilizzerò le parti in legno. Importo tre route o tre rotor a piaggio. Ho la vaga impressione di questo. I was saying that I had an impression that the stable will have an impact on the house, but I was wrong. Sbagliavo, c'è abbastanza spazio. C'è un vento molto forte. There is a strong wind. Anzi, io direi di spegnere la sega, portare tutti il
il legno qui e poi riaccenderlo per risparmiare carburante. I'll switch off the soap for repositioning the wood stuff. Oh, this is a euro again. So maybe I'll try to go when it's time to go to sleep and see if the day after will be a better day. Vediamo un po' se andando a dormire il giorno successivo. Sarà un giorno migliore, meteorologicamente parlando. Non è cambiato nulla. Nothing is changed. I go to have a look to the kitchen if they need something. Or anything. Okay. Six. Next day I will buy some food, chicken food. Poi acquisterò appena possibile il mangime per i polli. Pam 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 pam. Ci siamo quasi. Ok, let's go. Andiamo, continuiamo a tagliare. Dovremmo riuscire a produrre legna a sufficienza per creare una stalla abbastanza larga. Mamma mia, che vento!
Name the wind. Our wind, wind of change. Ci tagliamo tutti questi tocchetti di legno. Poi tornano sempre utili. Sta per finire la benzina. Fuel is finishing. Oh, è finita la benzina. Ma noi abbiamo fatto rifornimento. Gas station. We refuel. Allora, cosa devo costruire? Salviamo prima, I'll save. For not doing any mistakes. Su. Let me see. Vediamo un po'. Allora, ok, quindi se questo però no, wrong position. Must be io direi di abbattere questo albero. I need more space to be sure. Devo essere abbastanza sicuro.
di avere spazio a sufficienza per creare il fronte dritto. I mastered the job. Let's try. It's too late to apologize. It's too Andiamo, let's go. Let's do the job.
Voilà, talebano carissimo, buonasera, dottore presidente. Presidentissimo. Benvenuto in live e grazie per essere passato. È sempre un grande piacere e un onore. Oggi mi tocca fare un po' di straordinari qua. Devo costruire una stalla immensa per metterci un po' di mucche, le vaccarozze, perché qui in Ranch Simulator si guadagna molto bene con i prodotti caseari. E quindi mi devo un po', devo recuperarmi un po' di soldini. Qui prenda, se ne ho fatte le 16:42. Fammi dare un'occhiata ai galli, qua le galline, rabbocchiamo l'acqua. Diciamo che si può anche andare avanti. Allora, questa potrebbe servirmi qua. Carichiamo un po' i tocchetti di legno da tagliare. Questi pezzi di tronchi mi fanno venire in mente le barrette di cioccolato. Chocolate bar. The wood looks like chocolate bars. Oh yes. Bene, 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 e porto 3 route. Ogni tronco produce 2 barre
di legno. Cominciamo a tagliare. Let's begin to cut. Wood cutting.
Andiamo avanti. Let's go on. Andiamo avanti. That's all right, very well. Come buono, come bello. Ottimo, ci siamo quasi. Terminiamo questa parte della stalla, poi qui ultimo pezzo di legno qui e poi perfetto, io direi che poi nel prossimo appuntamento, ogni martedì, poi martedì prossimo continueremo con i lavori sulla stalla qui. Vi ricordo che ogni mercoledì, chiedo scusa, con Range Simulator. E il video sarà disponibile venerdì per gli amici che guardano la replica su YouTube. E io vi ringrazio per essere stati con me in live e ci vediamo mercoledì prossimo, scusate, per Range Simulator, mentre invece qui sopra scorre il programma. You can see the program of the channel here. Every Thursday you can see live on Twitch Range Simulator, and you can see as well the video on YouTube on Wednesday. Grazie per avermi seguito e statevo buono, vaggiù. Thank you for watching and stay strong. Statevo buono, vaggiù. Bye bye. Ciao.